Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Parola del Signore. Gesù dice una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Un tema carissimo a Luca, quello della preghiera, che percorre tutto il Vangelo. E come sempre Gesù naturalmente usa un linguaggio paradossale, quello delle parabole, contrapponendo queste figure, questa povera vedova. Una vedova era veramente all'ultimo gradino della società, una società maschilista e patriarcale, una donna che rimaneva sola era veramente in balia di tutti, perfino la legge di Mosè cercava di tutelarla in qualche modo dandola in sposa al fratello, se c'era, del marito defunto. Ecco, questa povera vedova che si contrappone a un giudice, quindi a una figura importante, ma un giudice iniquo, un giudice corrotto. Eppure questa vedova la spunta per la sua testardaggine, per la sua caparbietà. Alla fine il giudice dice: le farò giustizia pur di togliermela dai piedi, perché non venga continuamente a importunarmi. E Gesù dice: ecco, così dovete pregare, non perché Dio sia un giudice iniquo, evidentemente, ma perché Gesù fa un ragionamento, siccome perfino un giudice iniquo alla fine rende giustizia, a maggior ragione volete che Dio, che non è un giudice iniquo, non ascolti la preghiera di coloro, dei suoi eletti, che gridano a lui? Ecco, come dire, Dio ascolta sempre le nostre preghiere, anche se non sempre le esaudisce secondo i nostri desideri. Come dice Bonhoeffer, Dio è fedele non alle nostre richieste, ma alle sue promesse. E ci si potrebbe chiedere che cosa vuol dire pregare sempre. È chiaro che nessuno di noi prega sempre nel senso che continuamente dice le preghiere. Abbiamo anche altro da fare, andiamo a lavorare, andiamo a mangiare, andiamo a dormire, stiamo con gli amici. Non possiamo pregare sempre. Allora che cosa vuol dire Gesù? Lo spiega bene Sant'Agostino: possiamo desiderare sempre, il desiderio è sempre nel cuore. Se tu vuoi bene a una persona, anche se non ci pensi sempre, però nel cuore la porti sempre. È come una mamma che aspetta un figlio. Nel suo grembo non è che pensa continuamente a quel bambino, però è lì, ce l'ha, e ogni tanto, molto spesso, lo sente. Ecco, la nostra preghiera è questo desiderio di Dio, è questo cercare Dio, certamente dedicando esplicitamente anche, e dobbiamo farlo, del tempo alla preghiera, che non significa però neanche dire tante preghiere, tante parole. Vuol dire stare col Signore, vuol dire cercarlo, vuol dire desiderarlo, volergli bene nel cuore e portarlo con noi e vivere la sua presenza, non a quella, alla presenza di un giudice iniquo, ma alla presenza, come ci racconta Gesù, di un padre buono e misericordioso che sempre ha cura dei suoi figli. Restiamo così alla presenza di Dio.